Io ovviamente lo metto con un pennellino, tu puoi fare molto prima semplicemente con il dito, che così pure si scalda anche, riesci a spargerlo meglio. Inoltre apri, ok, cerca quando apri pure di stare, dico sempre annoiate, nel senso senza espressioni più possibile, perfetto, perché dobbiamo anche andare, guardati pure allo specchio, oltre la piega palpebrale, perché altrimenti il trucco tende a chiudere un pochino l'occhio se andiamo solo su quella fissa. Un pochino di prodotto cade, soprattutto prendendolo così, diciamo, con il libero. Come preventivato. No, quando tu ti trucchi, fallo guardandoti ad occhio aperto allo specchio, praticamente vai con la matita proprio attaccata, attaccata alle ciglia, e fai dei tratteggi piccolini piccolini. Mi raccomando, non tirare mai l'occhio, è una cosa che facciamo tutti, certo. Però bisognerebbe non farlo, perché in questo modo riesce ad essere molto più precisa e essere molto più sottile per fare la riga. Chiaramente se te lo fa qualcun altro, quando tu vedi arrivare appunto la matita vicino all'occhio, viene da chiudere, quindi io lo faccio ad occhio chiuso. Subito, altrimenti una volta che si fissa sull'occhio lo fa e rimane lì. Ok, per fare la codina, guardati pure allo specchio, per fare la codina finale tu guardandoti dritta parti dall'angolo esterno, ma immagini che sia praticamente il proseguimento della rima ciliare inferiore, come se qui proseguisse e andasse verso l'alto. Quindi fai sempre trattini piccoli piccoli, in modo da non muovere troppo la pelle, inizia ad andare in alto. Apri. Okay. Quindi una volta che hai tracciato la riga, puoi anche andare
non attirare, ma diciamo esporre la pelle. Invece se noi andiamo adesso a fare qualche tratteggio piccolino dalla rima ciliare, quindi sotto alle ciglia, lo contorniamo e sembra più grande. Prova a guardare in alto. Adesso con la matita gli do proprio qualche tratteggio, lo sumo subito, perché non voglio che sia troppo intenso, dopo lo faccio con un betto. Quest'occhio segue le rughette, nell'altro no. Sì. Ma è normale che la palpebra sia comunque diversa da un occhio all'altro. No, qui sono storta, cioè ho una sopracciglio più tutti sopra della per fortuna. Mia particolarmente. Ma vogliamo avere asimmetria. Solo che devo non preoccupare, faccio quello che devo. Devo vedere dove finisce l'iride, perché dalla fine dell'iride fino alla collina esterna la riga può essere un pochino più spessa. Apri. Ok. Andiamo anche sotto.